meraviglia si allarga. Signore e signori, qui si sono, siete bellissimi. Grazie. Maestro, possiamo dire quasi che sono gli eredi, i figlioli questi. Qui si sfuma, perché ve li voglio soltanto presentare, che guardate, voi deliziate le estati italiane, avete tra l'altro partecipato ai concerti straordinari, ve li presento uno ad uno, intanto le voci, Lorenza Marmo e Francesco Boccia, Tommaso Pardini alla chitarra, Gianfranco Bozzotto al piano, Antonio Baldino, Massimo Baldino e Corrado, mi raccomando, Corrado Riglia. Quello che voglio dire è che voi da eravate piccolini quando avete cominciato a sentire questi brani. Possiamo dirlo. Ci sono Boccia era già grande. Vabbè, lui è nato grande, un po' è quello, insomma, quello più. E cosa vi ha fatto venire in mente che insieme, insomma, sareste arrivati dove ormai siete arrivati, insomma, a ringiovanire anche questo repertorio? Ma secondo te? Ecco, cioè, lui, diciamo che Edoardo è la parte giovane dei cui si sono. Esatto, volevo dirlo io, però l'hanno detto loro. È il pischello dei cui si sono, Edoardo. Sto cercando di inserirmi piano piano. È stato facile fare questa accoppiata vincente alla fine, no? I cui si sono avevano il loro repertorio, avevano la loro musicalità, il loro talento. Tra l'altro questo signore che sta davanti a me, ve lo voglio solo ricordare, Francesco Boccia, è l'autore di una di quelle canzoni che stanno facendo il giro del mondo. Pensata per il volo, sì. È vero? No, è veramente questa Come canzone... Come era nata? Ecco, diciamo. Questa canzone ha una storia molto particolare perché è stata scritta 13 anni fa, quindi il volo ancora non esisteva. Soltanto che poi sai com'è, bisogna aspettare il momento giusto. Lui sta aspettando la SIAE. Ah, ecco, meno male, arriva. Ah, sarà un bel regalo, penso, da questo punto di vista. No, tirata fuori al momento giusto. È stato anche il grande artefice di questa operazione, è stato Pasquale Mammaro. Sì, è il grande editore. Pasquale Mammaro, il vostro produttore. Nostro amico di che ci porta queste sorprese magnifiche. E anche il grande Carlo Conti, che ha avuto l'intuizione di dare il pezzo ai ragazzi del volo. E veramente sta facendo il giro del mondo, è diventato la bandiera italiana. Io allora direi una cosa, maestro. Tu, Dugula, tanto ce l'hai sempre là, per cui basta mettere la monetina come jukebox di un tempo e lui arriva. Però non ti preoccupate, la metto dopo. Ci sediamo là buoni buoni, perché guardate, la versione di Qui si suona, di questa canzone straordinaria, è veramente tutta da gustare. Allora, signore e signori, ci fate questo regalo, eh? Ce lo fate. Grande amore, loro sono i Qui si suona. Maestro, ci spostiamo Voglio lì. Voglio proprio sentire. Mi raccomando. Dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se fanno scritti tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore. Solo a te, dimmi perché quando vedo solo te.
giorni freddi e stupidi da ricordare, maledette notti perse a non dormire e altro a far l'amore. Amore, sei il mio amore, per sempre, per me. Dimmi perché quando penso, penso solo. Con questa canzone, davvero, e qui si suona. Dovresti farlo fare a tre voci maschili, verrebbe. Si sta già prenotando, nel vero senso della parola. Bravissimi, bravissimi. Edo, accomodati, perché la cosa bella, io penso, per chi, insomma, sono 50 anni che regala emozione, è di vedere che poi ci sono questi giovani talenti straordinari che attingono al vostro patrimonio, che vengono da voi, ladri. Che vengono, non è ladri, ma buon Dio, è la cosa più bella lasciare eredi in questo. Senti, devi raccontare una cosa, questi sono bravissimi, molto. Hanno tra l'altro il talento anche della scrittura, della composizione, però a un certo punto ti fanno l'occhiolino e dicono, noi questo ce lo vogliamo un attimo così incontrare. E dici com'è andata, come è iniziata? Che loro volevano fare un twist, io ecco, però ho il brevetto. Quindi lui è il signore padrone del twist. Allora bisogna chiedere il permesso. Permesso, e poi dopo? No, poi siccome il pezzo che hanno fatto è molto carino, ho detto, ma io non potrei canticchiare Francesco, qualcosa. Francesco, veramente è così la storia, raccontiamo. Ma lui ha insistito tutto. Tanto, noi abbiamo detto no, Edoardo, dai. Perché svegliamo una cosa bellissima. Due grandi espressioni di talento che si mettono insieme e nasce un progetto al quale presto arriveremo. Ma ditemi un po', veramente cimentarvi, confrontarvi con loro non vi faceva paura? Ma insomma, ragazzi, parlate di Vianello. Guarda Lucia, cioè cantare le canzoni di Vianello da quando si è piccoli e poi alla fine riuscire a cantare insieme a lui. Cioè io dico ragazzi, vedi che scherzi che fai con Edoardo, vedi che cosa hai fatto. Il problema mio è di aver cantato con loro. Vecchio twist, bravissimi. La copertina. Francesco, che progetto è? Devo dire che le atmosfere, poi ce le regalate tra un po', sono bellissime. È un occhio, insomma, volto al passato, però non dimenticando che i tempi di oggi non sono tempi comuni. Guarda, noi abbiamo, visto che stiamo vivendo una crisi nel paese ormai da tanti anni, volevamo risolvere la situazione con la fantasia. Esatto. E l'ispirazione ce l'ha dato proprio il grande Edoardo, perché... Pure! Infatti è partito tutto da Guarda come dondolo. Esatto, quello era il modello. Quel modello lì. E da lì è nata l'idea di fare una canzone che fosse proprio uno spot per quanto riguarda tutto quello che c'era negli anni 60. Senti Edoardo, tu quegli anni 60 li hai vissuti fatti grandi. Oggi come oggi però, stai ancora qui, nel senso che... Non sei scappato dalla modernità, anzi, al contrario, hai provato a reinterpretare con chiavi diverse qualcosa, un patrimonio che ormai è un patrimonio comune. Quegli anni in che cosa erano più, perché cosa erano più belli e che cosa ritrovi di quegli anni oggi? Erano più belli perché erano più spontanei. Oggi la musica è un po' più ricercata, è un po' più difficile da imporre, prima era il pubblico che veniva a cercarci. C'era una sorta di spensieratezza, di ottimismo da parte di tutti, e quindi le canzoni allegre trovavano un campo felice. Oggi è tutto un po' più complicato e quindi
fortunatamente queste mie canzoni sono rimaste a galla. Ma perché... ci si riesce lo stesso anche a reinventare, che vecchio twist che noi adesso vi chiediamo, ragazzi, poi dopo vi farò una curiosità. Salernitani, l'unico napoletano sei tu, ma voi a tifo come state messi? Voi per chi tifate? Per il Napoli? O... a Napoli Salernitana, non so se mi spiego. E allora questa gloria che non smette mai di illuminarsi, queste nuove glorie canteranno per noi vecchio twist. Edoardo, mi sa che tu sei attento alla sceneggiatura, insomma alla scenografia, ci mettiamo là, che dici? Vieni con me, perché noi ci facciamo da parte, scoprirete perché. Qui si sono ed Edoardo Vianello. Com'è, apri la frase? Potesse ritornare quell'estate in riva al mare, quando il bianco e nero era la TV. Se si potesse riprovare quell'ebbrezza di invitare la più bella della pista che eri tu. C'erano i Beatles, i Dolls e i Pooh, c'era la Mina ed anche tu, la minigonna Brigitte Bardot, cantare oh. Quello che vi può salvare è solo un vecchio twist. Nel jukebox, se la serata è divertente ti bastava solamente quattro amici, una chitarra ed un falò, la 500, il rock and roll, la sciarra doppia, i Rolling Stones, la minigonna, la gelosia che mi fa oh. Sulle rovine del mondo parliamo solo il twist, mentre la gente va a fondo io canto un vecchio twist. Ballo, ballo, ballo e mi dimentico che ciò nonostante gli anni passano, passano le guerre che ci uccidono, lui resterà il vecchio twist. Canto, 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 i tempi cambiano, ma i migliori anni non ritornano. Resta solamente un grande brivido. Sonora dell'estate, spaccherete, sia chiaro, qui si suona che il twist è solo il suo, cioè, quello di Edoardo Vianello. Certo. Grazie, ricordate, 25 a Matera, dove sarete? Saremo a Nova Siri. Nova Siri, là vicino, vicino Matera, poi so di un gran tour che farete anche fuori. Sì, noi saremo in giro tutta l'estate, non e so poi me. Andremo pure nella Repubblica Ceca a fare un concerto il 22 luglio. Non mi consumate Vianello, mi raccomando. E qui si suona, vecchio twist, la colonna sonora dell'estate. A domani.